Vorrei dire che abbiamo depositato in tutti i comuni, quindi anche in quello di Como, il modulo per firmare questa che è una proposta di legge di iniziativa popolare, per chiedere che si dia vita in questo paese un sistema presidenziale. L'abbiamo fatto perché siamo convinti che la situazione dell'Italia è una situazione grave, dal punto di vista economico, una crisi economica la peggiore del dopoguerra, ma anche dal punto di vista di una crisi democratica del nostro sistema. Quindi dare un sistema di governo certo, efficiente, responsabile e veloce a questo paese riveste per noi il carattere di una priorità. Dopo la distruzione della prima repubblica, un periodo che ancora non si è andato a indagare, però possiamo fare un bilancio. In questi anni ci siamo trovati di fronte a parlamenti che non sapevano decidere neanche su materie di loro competenza, partiti che non selezionavano più la classe dirigente politica, uno squilibrio di poteri che un paese civile e democratico non può consentirsi, e soprattutto un sistema che nel complesso non è riuscito a produrre soluzioni utili di fronte alla più grave crisi economica del dopoguerra. Non si esce da questa situazione con dei maquillaggi, ma occorre un vero e proprio shock istituzionale e costituzionale. La Costituzione non può essere un totem, non può esserne fatto un uso politico, siamo alle soglie del terzo millennio, bisogna adeguare il sistema istituzionale italiano a un mondo che è cambiato, alla velocità con cui il mondo, l'economia chiedono risposte, bisogna togliere dal collo dello Stato, dei cittadini e delle imprese un costo dello Stato che è diventato insostenibile, e senza una grande riforma che ridisegni l'impianto della nostra democrazia questo non è possibile. Parlo avendo alle spalle un'esperienza ormai ventennale. Partiamo dal nonno. Mio nonno è stato il primo prefetto della liberazione nella prefettura di Como. Bobo ci aveva detto una frase di questo genere. Si è seduto nel divano dove si è seduto. Anch'io l'ho fatto. E io mi sono seduta nel divano e si è seduto mio nonno. Perché sono stata in prefettura a Como. E quindi mio padre, bambino, ha mosso i primi passi nei corridoi della prefettura di Como. Io ho abitato per 3 anni e mezzo in Anzano del Parco. Sono stati gli anni più belli della mia vita.